Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Mediamente, come anche un altro programma televisivo che ho fatto un decennio prima, che era Mr. Fantasy, sono due classici prodotti nati per sbaglio. Alcune delle cose migliori della vita nascono per sbaglio, questo non vuol dire, però è abbastanza sintomatico che all'interno della RAI, che è una sorta di grande ministero dove si produce, come dire, Hollywood e non il cineclub, per tendenza, certe cose che nascono piccole, che nascono un po' di nicchia, che magari nascono e diventano di culto, spesso e volentieri non nascono per una programmazione vera e propria, ma per lo spunto di qualcuno. Mr. Fantasy nacque da un'idea di Paolo Giaccio, e mediamente è nata da un'idea di Renato Barascandolo e Giovanni Cesario e anche di nuovo Paolo Giaccio. È un gruppo di persone col quale on-off abbiamo lavorato, ho lavorato per molti anni, fin dai tempi della radio, ai tempi di Per voi giovani, nel 1971, Giaccio e Fegiz, che sicuramente qualcuno di voi conoscerà, facevano, come dire, i conduttori, Barascandolo faceva i servizi con l'Eskimo, la barba lunga, io facevo il giovanotto capellone che arrivava con i dischi sotto braccio dall'America. Insomma, questa banda di persone, come spesso capita, poi si è ritrovata ad appuntamenti direi quasi decennali. Ci siamo incontrati e persi all'inizio degli anni 70, ci siamo ritrovati con Mr. Fantasy, io, Giaccio e Fegiz, e di nuovo poi ci si è ritrovati intorno al progetto di Mediamente, che è nato nel sottoscala dove Pippo Baudo faceva le prove del balletto, tanto per dare un'idea, e delle dimensioni anche, no? È nato come un progetto che doveva, come Mr. Fantasy era imperniato sul videoclip, mediamente era imperniato sulle nuove tecnologie. Nuove tecnologie che in quegli anni, stiamo parlando del 94-95, sicuramente cominciavano a diventare un fenomeno piuttosto interessante, piuttosto visibile in tutto il mondo. Il World Wide Web era nato da poco, poi in fondo da un paio d'anni. Il World Wide Web è la versione multimediale di una rete che già preesisteva come rete militare, poi come rete scientifica. Cominciava ad esserci abbastanza materiale su internet per crearne, come dire, un punto di partenza per una riflessione su quello che erano queste nuove tecnologie. Poi naturalmente il digitale sta facendo anche molte altre cose, insomma, satelliti, comunicazione, CD-ROM, che 3-4 anni fa sembravano dovesse essere il boom, una nuova frontiera, poi adesso stanno diventando quasi degli oggetti semi-obsoleti, un po' da edicola. Ma insomma, la velocità però fa parte di questo processo di evoluzione, e mediamente è nato come un osservatorio su quello che succedeva in questo mondo. E devo dire che nei 4 anni ormai che siamo stati in onda, a degli orari che sono un po' meno, come dire, positivi di quello che dicevi tu, insomma, siamo un programma debole, fra virgolette, forte dal punto di vista credo culturale di riferimento, debole dal punto di vista televisivo, perché siamo nati per la tenace, come dire, visione di Barascandolo, e siamo stati da lui difesi, ma insomma siamo pur sempre un programma di Rai Educational, che non è uno dei programmi delle reti, eccetera. Quindi massimo rispetto, credo, da parte di molte persone per il nostro livello di informazione. Da un punto di vista di azienda, solo quest'anno, con un intervento di Rai 3, siamo andati in onda, andiamo in onda anche, come dire, nell'ambito dello spazio generalista. Piccola parentesi, Rai Educational è una struttura trasversale Rai che ha degli spazi precisi. La mattina presto, ma molto presto, la sera tardi, ma molto tardi. Insomma, vabbè, comunque ne navighiamo lì in mezzo, ma noi non ci lamentiamo, perché spesso e volentieri in realtà se uno vuole fare un'operazione un po' non underground, neanche d'avanguardia, un'operazione un po' obliqua dentro la RAI, è meglio stare in questi spazi piuttosto che stare in degli spazi molto visibili, perché negli spazi visibili poi c'hai le critiche, i recensori televisivi sono acidissimi sempre per connotazione genetica. Hai il problema dell'auditel, per cui poi a un certo punto devi fare i conti con tante altre cose, che secondo me da un punto di vista sono anche positive, perché comunque ti costringono a entrare nella logica, comunque sei, in qualsiasi momento tu sei in televisione, sei in competizione un pochino, cioè devi dare un prodotto che la gente deve apprezzare, un prodotto televisivo, fra virgolette, però d'altra parte sono anche un po' rischiosi. Siamo nati quindi come progetto. E per fare un primo intervento breve, così magari possiamo anche passarci la parola più velocemente, direi che il grande pregio di Mediamente è stato il fatto di essere stato il primo e a tutt'oggi l'unico programma che
che tratta di una rivoluzione globale molto importante, una rivoluzione che sta cambiando e secondo me cambierà la nostra società, la nostra maniera di vivere, di comunicare, ma non solo, la nostra maniera di essere sul mondo in maniera forse più forte di quello che la gente stessa non pensi. Credo che poche persone hanno, cioè molti hanno un'idea che sta cambiando qualcosa, però relativamente poche persone sanno quanto il cambiamento è forte. Basti pensare di settori che in qualche maniera sono tutti legati alla tecnologia, come per esempio le biotecnologie, oppure i cambiamenti che ci saranno molto forti sul piano del lavoro, oltre a quelli più generali che vediamo tutti i giorni della comunicazione, quelli in fondo sono i più, per certi versi, apparenti, ma anche poi alla fine non necessariamente i più forti su quello che sarà l'evoluzione della nostra società. E quindi, come dire, siamo nati, come osservatori di tutti questi fenomeni in mutazione, e ci sono state sicuramente da parte nostra anche alcune buone intuizioni. Una è stata quella, per esempio, di integrarsi con internet, di creare un modello televisivo che adesso è seguito da svariate testate, di integrare la comunicazione sulla televisione, che è inevitabilmente una comunicazione un po' delimitata per problemi di tempo, di ritmo, di materiali, con una comunicazione invece su internet che può essere una comunicazione più ampia, più verticale, con più materiale a disposizione, con anche la possibilità di far riflettere di più. Diciamo che internet, come lo intendiamo noi, per certi versi è un po' una sorta di rivista di media mente, no? Un archivio, una banca dati di informazione, di vecchie interviste, anche dei copioni che vengono, insomma, quasi mai quelli che poi vanno veramente in onda, però comunque danno un'idea delle puntate che stiamo facendo, materiale fotografico, qualche anche, adesso c'è anche in video streaming la puntata settimanale della notte, insomma. Comunque un'integrazione fra due formati che inevitabilmente sono comunque diversi uno dall'altro. Forse in un tempo ragionevolmente breve la televisione e la rete si uniranno, si creerà un formato misto, una sorta di web TV tutta da definire, però per adesso sono abbastanza diversi non solo come supporto ma anche proprio come specificità. Quello e poi una certa collaborazione che abbiamo avuto con il Ministero della Pubblica Istruzione, che è stata quella che ha portato a una serie di cassette che non sono ancora state distribuite alle scuole, ma su quale stiamo lavorando, un progetto sul quale stiamo lavorando adesso, che è quello dell'informazione per il famoso Millennium Bug, per questa sorta di defaillance informatica dell'anno 2000 che ci si aspetta. Insomma, siamo un programma, effettivamente abbiamo fatto delle puntate relative alla scuola, quindi mediamente punto scuola, una serie breve, nella quale era anche presente Franco Carlini come autore. E insomma, abbiamo fatto una serie di lavori che in qualche maniera, partendo dal concetto di educational, si sono un po' ampliati a quelle che erano come dire, le situazioni raggiungibili. Credo che mediamente, per essere un programma tutto tondo, forse avrebbe bisogno di una trasmissione sorella o di una trasmissione più ampia che come dire, abbracciasse un po' anche il mondo del mercato, che invece viene lasciato un po' fuori dal nostro genere di programma. Ecco, noi siamo molto very educational, però very little market oriented, per definire la frase in inglese. Ecco, forse quest'altra parte del mondo, che è un mondo invece in grande evoluzione continua, le fusioni, le grandi innovazioni tecnologiche, la borsa, i titoli alta tecnologia, la nuova economia, ecco, questi sono settori che noi tocchiamo relativamente pochi, che forse una trasmissione sorella, giustamente, insieme a noi creerebbe la visione del contemporaneo. Ecco, questo è il nostro progetto. Ma noi siamo sempre stato un programma un po' strano. Noi abbiamo degli indici di ascolto bassi, molto bassi, nel senso abbiamo anche degli share abbastanza alti, ma andiamo in degli orari, anche perché insomma, andiamo a volte contro il quasi niente, non so, televendite da una parte, telefilm di 15 anni fa, sai, verso l'una di notte non è che c'è molto. Però abbiamo, scherzi a parte, degli share abbastanza alti, anche 10-12%, e obiettivamente degli indici di ascolto bassi. Siamo già nel programma che però tutti conoscono. Io devo dire che incontro non solo gli universitari, ma anche il portiere, piuttosto, credo che la ripetizione, il fatto di andare in onda tutti i giorni, insomma, sia diventata una star Marzullo, obiettivamente lo può diventare quasi chiunque, va in onda una volta al giorno. Quindi a noi ci conoscono bene, senza offesa, ma insomma, obiettivamente. Allora, noi ci conoscono
quasi tutti, credo che quasi nessuno in realtà ci segua costantemente, questo è quasi impossibile, purtroppo credo che quasi nessuno neanche ci capisca, nel senso che molto spesso io incontro gente che dice un bellissimo programma, non ho capito di che cosa stavano parlando, ma era molto bello, e io dico grazie, a volte dico anche neanch'io per mettermi un po' così, fare un po' il buongiorno della situazione e mettermi a pari, in realtà in parte è anche vero. Ma credo che sia comunque un programma che evidentemente ha trovato a poco, per rispondere seriamente alla domanda, un substrato sempre più, come dire, accogliente. E quando abbiamo cominciato e siamo andati in onda le prime volte, nel 95, molta poca gente conosceva queste nuove forme di comunicazione. Adesso più gente le conosce, soprattutto più gente ne parla, che non è necessariamente la stessa cosa. Però sicuramente se adesso dici internet, uno dice ah sì sì, c'hai l'abbonamento, no, però penso di farlo, questa in genere è la risposta. Quindi c'è una maggiore disponibilità nei confronti di questi mezzi. Per quanto riguarda gli orari, certo l'orario notturno in teoria è migliore, cioè si avvicina ai navigatori, si avvicina alle persone che in genere fruiscono di questi mezzi, l'orario mattutino è un orario un po' forse un po' sprecato, anche se è carino alzarsi la mattina e fare colazione guardandosi. Però credo che in generale forse la RAI ha un po' perso un'occasione, perché io credo che attraverso lo spunto, adesso al di là di Mediamente, al di là di noi, anche con altri programmi, non importa, ma credo che partendo da quest'idea delle nuove tecnologie, del mondo in cambiamento, del mondo in divenire, del punto di riferimento di tante cose che stanno succedendo nella medicina, nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, nel mondo dell'informazione, naturalmente in tanti altri mondi, si potrebbe partire dall'idea delle nuove tecnologie per monitorare un po' il cambiamento. Però la RAI tende a non parlare, la RAI e la televisione in generale, ahimè, tendono a non parlare molto del futuro. In genere si tende a parlare del lontano passato, la nostalgia impera, cioè è veramente il grande tema della televisione, come eravamo, è il titolo della televisione, un po' come siamo. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo e molto poco dove andremo, forse perché fa paura, forse perché è difficile parlarne per tanti motivi, però credo che sia un po' un'occasione per tutti.